Buonasera, buonasera e ben ritrovati in diretta dagli studi di Teletruria, la puntata numero 3 di Block Notes. E prima di cominciare, Doyle, ben ritrovata a tutti, Giulia. Grazie. Buonasera. E allora, è stata la tua prima puntata, sì, lunedì scorso, è andata come bene, è andata, Giulia? Poi come ho seguito la settimana post puntata? Bene, ho seguito anche i commenti nella pagina Facebook e le mail che sono arrivate, bene, tutto bene. Oh, è stato un debutto con i fiocchi per te, ti faccio i complimenti, te li avevo fatti anche in chiusura della scorsa puntata, te li rifaccio volentieri stasera. Prima di lasciarti la parola per dare anche le indicazioni su come contattarci in diretta, vado a presentarvi gli ospiti di questa puntata, cominciando dal calciatore dell'Arezzo, che ringrazio per essere qui con noi questa sera dopo una partita come quella di ieri. Buonasera Kevin Yanga. Buonasera a tutti. Ciao e grazie per essere qua. E poi li avete già intravisti, do il ben ritrovato a mister Pierfrancesco Battistini. Buonasera a te, buonasera a tutti. Buonasera mister, buonasera anche all'ex arbitro internazionale, ma direi anche direttore sportivo, visto che questo titolo se lo è conquistato. Buonasera Paolo Bertini. Buonasera, grazie Andrea per l'invito. Presente ieri sera allo Zini di Cremona e buonasera al mio amico e collega, poi vedremo anche il suo servizio settimanale qui a Block Notes, Andrea Lorentini. Buonasera a tutti. Ciao Andrea, grazie anche a te per essere con noi. Allora Giulia, ti lascio la parola per ricordare i nostri contatti. Sì, su Facebook e poi la mail. Trovate comunque tutto su Facebook, c'è scritto come contattarci. E allora, blocknotes@teletruria.it, così potete scriverci e noi vi risponderemo in diretta. Allora, prima di cominciare il dibattito su quello che è successo ieri, ci sono mille cose di cui parlare. Vediamo questa breve clip, una sintesi delle interviste in sala stampa di Alessandro Polidori, Attilio Tesser e Stefano Sottili e poi entriamo in talk qui in studio. Non possiamo e non dobbiamo subire questi gol, soprattutto se siamo 2-0 fuori casa contro un'ottima squadra che punterà sicuramente fino alla fine dell'anno per vincere il campionato, per stare sulle prime posizioni. Perciò a martedì ci mettiamo sotto e pensiamo anche a migliorare sulla fase di non possesso, sulla fase difensiva. Non so se sono problemi di attenzione, non lo so, adesso non so che dire perché voglio rivedere la partita e vedere un po' dove abbiamo sbagliato, che per ora è un po' difficile stare a commentare questa partita. Io penso che non abbia fatto nel primo tempo che tutti questi signori qui a Cremona dicono, io penso che non abbia fatto un buon primo tempo. È chiaro che se poi vengono di là una volta e fanno un cross, fanno gol, uno porta a palla a 60 metri e ha fatto un cross e uno, Moscardelli bravo, va nell'uno contro uno, e nel secondo è stato un rimpallo che non voleva girargliela, ha stoppato male la palla, si è trovata davanti e ha fatto 2-0. Per me i miei sono già bravi a tenere il campo bene perché non abbiamo mai sbragato, parlo del primo tempo, abbiamo sbragato un po' di più nel secondo, che ci siamo persi le nostre geometrie, il nostro modo di stare in campo, ci siamo allungati e lì è venuta fuori più la grinta, la volontà di andare anche in avanti in maniera scriteriata, perché ha avuto l'opportunità anche di fare il terzo gol Arezzo solo nel secondo tempo, perché nel primo tempo altre situazioni non ne ha avute importanti, ne ha avuta una grossa, poi che arrivi a 30 secondi dalla fine serve quel pizzico di sorte che per far bene è indispensabile. Ciò non toglie che purtroppo non siamo stati in grado per tutta la partita a tenere lontani dalla nostra area di rigore i loro attaccanti. Purtroppo ero stato anche buon profeta nel pregara, perché purtroppo quando ti porti giocatori di questo calibro bassi, vicini alla porta e non riesci, come eravamo riusciti nel primo tempo, a pulire tutte le volte che c'era la possibilità l'area di rigore, e questo è la pecca più grossa che secondo me abbiamo commesso, proprio nella personalità di non abbassarsi, di star fuori. Paghi, concedi per più di un motivo che ora qui non mi sembra neanche corretto andare ad analizzare, e questo l'abbiamo pagato carissimo. Già sarei stato arrabbiato, deluso sul 2-2, figuriamoci addirittura nel momento in cui si va a commentare una sconfitta. E
E allora abbiamo sentito le interviste. La domanda che adesso io lancio ai nostri ospiti è: perché alla fine l'Arezzo la partita l'ha persa? Si è sentito di tutto e di più, no? Ed è anche normale dopo l'evoluzione di una gara di questo tipo. Voglio cominciare da Kevin, insomma, dal campo è una partita che sembrava chiusa oggettivamente, no? Anche perché la Cremonese non dava segni di riscossa e invece è andata a finire così. A pensarci a mente fredda, che risposta ti sei dato? No, si sapeva che la Cremonese è una squadra tosta, una squadra forte, esperta, però avevamo fatto un buon lavoro per 80 minuti e quindi sì, c'è tanto rammarico, tanta rabbia di non aver portato a casa i 3 punti, perché abbiamo perso, nello specifico non te lo so dire, però non lo so. È concentrazione, forse è calo fisico? È merito solo della Cremonese, nel senso, ecco, tu dovessi indicarne una di queste alternative? Non lo so, forse abbiamo calato un po' la tensione, perché per 80 minuti abbiamo concesso veramente poco e prendere 3 gol così in quanto 10 minuti, forse c'è stato un calo di attenzione da parte di tutta la squadra. Questo può essere sicuramente. Allora, Pier Francesco Battistini, Paolo Bertini, poi Andrea, vi lascio un po' la parola. Avete visto la partita, l'avete analizzata, sviscerata, ci avete ripensato a mente fredda, immagino, come tutti i tifosi. Insomma, alla fine la domanda è brutale, però l'Arezzo perché ha finito per perderla questa gara? Calcio d'alto livello soprattutto è questo, affrontare squadre che hanno fior di giocatori all'interno e una buona organizzazione, non eccellente, buona organizzazione come la Cremonese, e il rischio di poter subire degli episodi del genere ci sta. Il peccato e il rammarico ovviamente è enorme, perché ci sono stati 80 minuti di grande Arezzo sul campo, ma veramente grande, dove non è stato concesso niente all'avversario, dove al contrario di quello detto da Esterra, che forse nell'analisi non è stato tanto preciso perché ha parlato di un gol secondo fortunoso, e non è così, si tratta di una grandissima giocata. Ha parlato di una volta solo che l'Arezzo ha avuto l'occasione di triplicare, e invece no, perché c'è stata un'occasione importante per Pulidori, c'è stato un gol sbagliato da Moscardelli, comunque grandissimo protagonista, e voglio sottolineare la valenza della scelta che ha fatto l'allenatore, non semplicissima in questo contesto di giocare con 2 punte. E poi c'è stato il gol annullato, che ora c'è un arbitro internazionale, magari chiediamo anche a lui. Però non mi hai detto perché l'ha persa la partita. L'ha persa perché probabilmente quello che sta pagando un po' in questo inizio campionato è degli errori difensivi un po' importanti per una squadra di livello così alto, dove io voglio essere un attimino un po' più largo, voglio dire, si era parlato, e questo va un po' inquadrato, di alzare l'asticella, si era parlato di cambiare gli obiettivi d'Arezzo rispetto allo scorso anno. Io penso che l'Arezzo in questo contesto è pienamente in riga, perché l'Arezzo è andato a Alessandria, è andato a Cremona e ha fatto il suo gioco, ha imposto la sua partita e l'ha fatto in maniera molto bene, molto buona. Però quindi, 0 punti. Non è facilissimo costruire tutto quanto subito. Io questo che vorrei un po' far capire anche nel contesto, ma ne parleremo dopo con calma. Mi hai capito al volo. Paolo Bertini, poi Andrea Lorentini. Sei d'accordo con questa analisi? Errori difensivi alla fine, cioè dei singoli? Beh, o ha influito qualcos'altro? Diciamo sono un insieme di fattori. Sicuramente l'errore del singolo, e lo si è visto, insomma, dei singoli hanno comunque contribuito in maniera forte. C'è stato un calo importante anche dal punto di vista dell'intensità, la squadra si è abbassata in maniera consistente negli ultimi minuti di gioco, quindi la Cremonese, non lo dimentichiamo, la Cremonese veniva da una partita lunedì scorso, che ovviamente molti hanno visto, io compreso, dove ha fatto veramente una grandissima impressione, almeno a me. È una squadra che ha un budget estremamente importante, ha dei giocatori di caratura anche superiore alla nostra rispetto a se diciamo il livello è parametrato dall'aspetto economico, quindi ha un budget davvero consistente. È chiaro che nel momento in cui concedi campo a queste persone e hanno finito la partita con 3 punte vere in campo, fra l'altro tutte e tre con grosse propensioni al colpo di testa o comunque al gioco aereo, è ovvio che poi alla fine puoi rischiare. Questo sbracamento, chiamiamolo così, fa un pochino riflettere, o dovrebbe far riflettere, perché poi è una cosa che si ripete in maniera piuttosto insistita, e quindi credo che ci debba essere messa una pezza da questo punto di vista, quindi lavorarci in funzione di un assetto di squadra, ma anche di un assetto di reparto che in qualche modo debba essere un pochino
riguardo. Tu dici quindi difetto anche strutturale. Voglio sentire da Andrea sul tema caldo di queste ore, cioè i cambi. Sottili arriva al 76esimo minuto con lo stesso 11 di partenza, poi esce Arcidiacono, entra Masciangelo, tre minuti dopo esce Moscardelli, entra Grossi, 81esimo segna il 2-1 la Cremonese, 83esimo pareggia. C'è un nesso fra questi eventi o alla fine non sono collegati in maniera così diretta? Beh, è chiaro che, come dire, Arezzo cambia e subito dopo prende tre gol, no? in 10 minuti poco più. Io penso che al di là poi delle scelte tattiche, dato qualcuno ha parlato anche dell'Arezzo che abbia cambiato modulo, comunque in realtà era rimasto, in realtà no. Era rimasto con comunque la difesa a 4, con, chiaramente quando è uscito Moscardelli non aveva più le due punte, è passato a 4-3, 4-2-3-1. È chiaro che io personalmente Moscardelli non l'avrei tolto in quel frangente, perché comunque era un giocatore che aveva segnato due gol, comunque stava giocando un'ottima partita e permetteva alla squadra comunque di tenere palla su e di impegnare anche la difesa della Cremonese. Probabilmente io sul cambio di Moscardelli mi sarei magari aspettato Erpen anche per il finale, comunque un giocatore che ha dimostrato che riesce subito a entrare in partita in questo avvio di stagione. Però credo che più in generale, per come l'Arezzo aveva giocato quegli 80 minuti, io credo che quello che fa riflettere e soprattutto arrabbiare molto è il fatto che ha subito un gol, vabbè, ci può stare 2-1, però non puoi prendere il secondo dopo due minuti. Quindi in quel momento lì, secondo me, la squadra nel momento in cui ha subito il gol è andata proprio in difficoltà anche psicologica. E quindi credo che, ecco, se l'Arezzo per 80 minuti ha dominato la Cremonese, ecco, ha delle qualità, però è una squadra che in questo momento fa avere soprattutto dei rimpianti e non è la prima volta che l'Arezzo magari è obbligata o a rimontare regalando un tempo oppure magari anche se sotto poi la forza. È una squadra sull'altalena, questo è un po' il dato che ha caratterizzato questo avvio di stagione. Volevi intervenire, mister, su questo che ha detto Andrea? No, discorso dei due gol in un minuto, non so perché. 81 e 83. Mi viene in mente un esempio un po' particolare. Un po' lontano nel tempo, quando l'Uruguay batté il Brasile nel famoso Maracanazo, centrocampista centrale dell'Uruguay era Varela e fece una cosa molto particolare per spezzare il ritmo del Brasile che appena segnato era andato in vantaggio, quindi per evitare di subire il secondo gol subito. Prese il pallone e chiamò l'interprete, perché al tempo c'era l'interprete in campo, e fece star fermo il gioco 5 minuti e spezzò il ritmo al Brasile che cosa poi perse. Che oggi magari è non è possibile, no, però fare. Per farti, forse in quel momento l'Arezzo è mancata un attimo di calma, fermi un giocatore o due giocatori che fermassero il concetto, insomma, fermassero il tempo un secondino per poter comunque portare a casa una partita che fino a quel momento era stata dominata. Aggiungo solo 30 secondi, Adriano, sì. Perché appunto se fino a quel momento comunque l'Arezzo era riuscito a neutralizzare la Cremonese, dominare, cioè, possiamo esatto, dirlo. Infatti ho usato anche io questo termine, cioè prendi un gol e non puoi improvvisamente andare sparire dal campo. Ecco, questo è francamente personalità. Sì. Sottili l'ha detto nell'intervista, personalità, Paolo, personalità è questo. Che però non era mancata durante la partita, perché io rimarco il fatto che l'Arezzo la partita se l'è giocata, contrariamente a quanto diceva Tessero, l'ha giocata per 80 minuti, ma dominando dal punto di vista squisitamente tecnico la Cremonese. E ripeto, non una squadra tirata su all'ultimo momento, una delle squadre forse la più importante dal punto di vista se diciamo come parametro si prende il budget. E lo ha fatto con autorità, l'ha fatto andando a aggredire gli avversari nella tre quarti e nella metà campo avversaria. L'ha fatto impedendo di giocare fin da subito, quindi l'ha fatto con un assetto, con una personalità che mi risulta strano che poi venga a mancare nella parte finale della partita. È un po' il rompicapo allora questo, no? È un po' il rompicapo che c'è dall'inizio di stagione. Forse come se la difficoltà la squadra non fosse in grado poi di reagire, ecco. Per esempio contro il Tutto Cuoio, una partita che l'Arezzo ha dominato, negli ultimi minuti a un certo punto si è quasi rischiato di rimetterla in discussione. Voglio dire, sono cose che, non so, magari Kevin da questo punto di vista volevo sentirlo. Scusate, posso intervenire? Perché prego, tu Giulia ne hai facoltà in qualsiasi momento. E ci scrivono, Lucchese Arezzo 2-0, poi cambi per correggere la squadra e l'Arezzo pareggia. Domine rischia di vincere, Cremonese Arezzo 0-2, dominio assoluto, squadra perfetta per 80 minuti, poi cambia e l'Arezzo perde la partita, c'è un nesso logico? E questa è un po' la domanda che ci martelliamo in testa da ieri sera. Ora non lo chiedo a Kevin se c'è un nesso tra i cambi e il risultato, perché non è stato così, però quando analizzate le partite, no? Visto che è un po' una costante questa altalena in cui si trova l'Arezzo, una partita bene, una un po' meno bene, una male, una benissimo. Ecco, che tipo di analisi fate poi nello spogliatoio? Di essere capace di reagire
abbiamo provato di essere in grado di farlo, visto la partita contro la Lucchese, che eravamo sotto di 2 gol, abbiamo rimontato e anche rischiato di vincerla. Quindi non lo so se il problema è una squadra, come posso dire, senza personalità o che non è in grado di reagire. Non penso proprio che sia quello il problema. Io si devo dire perché abbiamo perso questa partita, vado più sulla mancata attenzione negli ultimi 10 minuti. Eh sì, è questo. Per me giocatori con personalità in questa squadra ce ne sono, e squadra capace di reagire secondo me la siamo. Questo è un altro fattore di analisi. Ti devo fermare. Una cosa sulla psicologo. Da psicologo, però 10 secondi. La personalità c'è sempre. Non si può dire mancanza di personalità. Una personalità esiste sempre, in generale, in qualunque contesto. Quindi c'è una persona in una maniera o un'altra. Non c'è, è impossibile. È mancata quella giusta, allora, diciamo così. Diciamo così. Andrea, così. Mi sa che stasera mi interromperò. Sì, però adesso ti interrompo anch'io, perché sennò ci interrompono e non ci mandano più in onda, perché c'è la pubblicità. Mi sa che tutti sarà difficile. Ti faccio ricominciare subito dopo il break, a tra poco. Di nuovo in diretta con Block Notes, abbiamo parlato di quelli che sono i temi più importanti relativi a Cremonese e Arezzo. Molte domande stanno arrivando stasera ed era prevedibile. Giulia, a te. Da tifoso mi sento veramente umiliato dopo la partita di ieri. Abbiamo stabilito un nuovo record in negativo. Basta con questa cosa che la Cremonese è una grande squadra. Siamo dei polli. Siamo dei polli, vabbè, questo è il commento del tifoso, è arrivato da Carmine di Lucignano. Carmine da Lucignano. Un po', diciamo, polli è un concetto colorito, però insomma, ieri allo stadio ho sentito molto di peggio, insomma, no? Perché poi una sconfitta così brucia moltissimo. Posso una considerazione? Sì, Andrea, vai. No. Leggendo sia ieri mentre tornavamo da Cremona, ma anche oggi, quello che comunque l'umore un po' dei tifosi sui social, sui siti, è chiaro che c'è una grossa delusione, però questo secondo me è anche un po' fa capire come i tifosi, la gente, si aspettano comunque da questa squadra qualcosa di importante, perché comunque vedono che questa squadra ha qualità. Poi è vero, una squadra nuova che va assemblata, che deve trovare certi equilibri soprattutto a livello difensivo, però ecco, secondo me il fatto che ci sia grande rabbia, e anche ci sono state delle critiche forti anche nei confronti dell'allenatore per come per molti tifosi ha gestito l'ultimo quarto d'ora, secondo me è anche il segnale comunque la gente quest'anno, non dico ci credo, comunque iniziava a crederci che questa squadra è stata anche abituata, ecco, bene, no? E quindi, per certi aspetti, si è alzata l'asticella. Ecco, quindi ecco, anche la critica, cioè, anche dura, ci stava, che comunque quest'anno il tifoso dalla squadra si aspetta qualcosa di però, importante. Però poi Paolo e mister Battistini, il tifoso dice anche basta di dire questa Cremonese è una grande squadra, no? Perché è vero il budget, è vero che la Cremonese è una grande squadra, però all'81esimo stai 2-0, budget o non budget, 3-2 non la devi perdere mai quella partita. Vabbè, no? Cioè, sono due verità che si scontrano poi da un certo punto di vista. D'accordissimo, questo quello che ho detto ti serve per dormire la notte, cioè una serata come ieri sera, torni dopo aver fatto 300 km, anzi 600, 300 ad andare, 300 a tornare, perdi all'81esimo vinci 2-0 e al 94esimo perdi 3-2 e ti devi dare una spiegazione e ti dai quella lì, insomma, giusto per prendere il sonno. Ma direi di guardare il bicchiere mezzo pieno in questa fase, perché sennò si rischia di buttare via il bambino, insieme all'acqua sporca. Una perfetta introduzione per quello che stiamo per... Allora, prendiamo quello che per adesso questa squadra ha mostrato un gioco sicuramente interessante. Forse io m'azzardo, l'ho detto prima a microfono spento, lo ripeto adesso in trasmissione, così mi butto, forse il miglior gioco della serie C, scusate. Dal punto di vista proprio dei movimenti, dell'aspetto sotto l'aspetto tecnico, probabilmente gli manca ancora un po' di equilibrio, un po' di maturità. Ripeto, ieri non è da sottovalutare il discorso del budget o quant'altro, perché il budget gli consente di prendere giocatori che appunto al 94esimo hanno le qualità per buttartela dentro e per rovesciare una partita. Faceva gol in B l'anno scorso, no? Voglio dire, insomma, non è una cosa irrilevante. Ripeto, andare a Cremona e giocare 80 minuti di quella portata, io mi sono azzardato e poi mi sono morso la lingua, perché mi sono reso conto che forse ho potuto anche portare male, ma ai miei amici che avevo accanto seduti ho detto: questa è una lezione portentosa per la Cremonese dal punto di vista squisitamente tecnico. Io avevo parlato all'inizio della partita
tattico. Poi dopo avevo parlato all'inizio della partita con il presidente della Cremonese, che è Rampulla, l'altro è il patron, l'altro, il presidente è Rampulla, e appunto lui mi declarava quelli che erano i progetti della società, assolutamente dichiarati sul tavolo. Questa è una società che ha investito in una squadra per vincere il campionato, punto. Assolutamente obiettivi, sì. Obiettivi alternativi non esistono. Resto dell'idea che poi 2-0 all'81esimo, insomma, si fa fatica ad accettare il risultato. Adesso crea un po' di contraddittorio, Paolo, ovviamente. Mister, se volevi aggiungere qualcosa, perché vorrei anche sentire da Kevin e da voi due parole su Moscardelli, perché è vero, e questo sì, quello che ha detto Paolo Bertini, la partita è andata male, ma ci sono state anche tante note positive, a cominciare proprio da Moscardelli, che avevamo citato qui settimana scorsa. Solo a cappello del discorso che ha fatto Paolo, la Cremonese, oltre a investire, possono dire cifre, circa 10 milioni l'anno da 15 anni a un centro sportivo che probabilmente in Serie A lo hanno in pochi, cioè parliamo di realtà di altissimo livello, e queste sono cose che sì, al tifoso interessa un poco, perché quando stai 2-0 all'82esimo le porti la partita portata a casa, ma ci sono tante piccole situazioni che aiutano anche in quello. Comunque, tornando su Moscardelli, l'ho detto all'inizio e lo sottolineo ancora, è una scelta che probabilmente l'allenatore non avrei fatto, ma non per il valore di Moscardelli, perché presentarsi a Cremona 4-2-3-1, sì, avrei giocato 4-2, confermando anche Erpen, che aveva fatto una bellissima cosa. Probabilmente avrei scelto quello che a mio parere in questo momento è l'attaccante più in forma dell'Arezzo, che è Polidori. Invece il mister ha fatto una scelta molto coraggiosa, molto importante, è stato premiato, e se non fosse stato annullato ingiustamente un gol, o se avessi trovato il terzo gol Moscardelli, sarebbe stato un trionfo straordinario. Purtroppo Isema conta poco, ma Moscardelli ha fatto una gran partita, ha dimostrato ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che pasta è, cosa può fare l'Arezzo. No, voglio sentire, applaudito da tutto lo stadio. Bellissima, stavo per arrivarci. Standing ovation per Moscardelli quando è uscito dal campo, scene che non si vedono spesso in Lega Pro, anzi non si vedono quasi mai. Sintomatica dell'aria che si respirava allo stadio domenica, sì. Perché quando è uscito Moscardelli la partita era assolutamente in controllo, lo stadio si è sentito, al di là del fatto che aveva marcato due gol, aveva sbagliato il terzo, aveva fatto davvero le cose eccezionali, ma anche per rimarcare la supremazia dell'Arezzo, della squadra tutta, è stata una, secondo me, una conclamazione dello stato dell'arte. Poi ovviamente qualcosa è successo. Poi il calcio è imprevedibile, è andato a finire in quel modo. Mi dici un parere su Davide Moscardelli, Kevin, perché insomma credo che per un giovane come te, no, 20 anni, trovarsi a fianco nello spogliatoio uno così, con tanti gol in carriera, con questo carisma e poi con delle qualità tecniche insomma superiori alla categoria, sia un bel vedere, no? Penso che a Moscardelli non gli serve una presentazione, sappiamo tutti che è un giocatore di grandissima esperienza, di grandissima qualità, e vederlo allenarsi tutti i giorni con una voglia, come si allena come un giovane, cioè dimostra sempre di avere la voglia di far gol, di aiutare la squadra, per un giovane come me aiuta molto, perché è un esempio nello spogliatoio, come lo è Erpen, come lo è Benassi, come lo sono un po' tutti. E Moscardelli, basta vedere i due gol di ieri per capire la qualità del giocatore. Due gol bellissimi. Questo tra l'altro è una combinazione tra attaccanti che in Lega Pro non si vede. Che Serra ha detto che ha fatto lo stop Polidori. Questa secondo me è una gran giocata di Polidori, non è uno stop sbagliato. No. Oltre a un gran cross precedentemente. Gran cross di Foglia, sì, che mette palla dentro. Da Serie A. Sponda, stop ad esterno, cucchiaio sul portiere. Sì, questo è stato. Comunque Moscardelli è un falso vecchio, ma lui è un falso giovane, perché è un ragazzo. Parla come un veterano. È un ragazzo veramente di spessore. Si vede. Poi tu sei un suo estimatore, quindi sì, il tuo giudizio è influenzato anche dalla capacità tecnica che hai visto in campo. Mister, ti invito ad andare al tuo angolo della tattica. Prima però voglio sentire da Andrea se è mancato Muscat alla fine. Cioè l'Arezzo ieri è andato a Cremona a giocare una partita così importante e Muscat era in nazionale. Tra l'altro gli facciamo i complimenti perché ha fatto una gran partita sabato a Wembley contro l'Inghilterra con la sua nazionale di Malta. È mancato un po', oppure non sarebbe cambiato nulla? Alla si fine torna sempre lì, fino all'80esimo. Comunque è un Arezzo che era riuscito a difendere bene anche in area di rigore, comunque giocatori importanti, no? Lo stesso Brighenti, che a un certo punto Tesserra ha tolto quando è entrato Scappini, comunque
è chiaro che diciamo, soprattutto l'ingresso di Maiorino che ha cambiato a livello tattico, ha creato poi i problemi da cui possono nati anche i gol della Cremonese. È chiaro che nel finale poi Pierfrancesco ce lo farà adesso vedere molto bene, sono stati degli errori comunque sia individuali che comunque di reparto in area di rigore. Però ecco, credo che fino a quel momento Milesi e Siri comunque hanno fatto un'ottima partita. È chiaro che Muscat è un giocatore che ha comunque esperienza anche internazionale. Milesi tra l'altro ha giocato anche in condizioni meno male, come gli succede da un po' per i problemi alla spalla. Allora, mister, hai preparato come al solito il tuo filmato che spero adesso possa partire, eccolo qua, vai. Sì, allora, schieramenti iniziali, Cremonese con rombo a centrocampo, 4-3-1-2, Arezzo col 4-4-2, curioso ha cominciato Young a sinistra per i minuti, poi per cambiarsi con Arcidiacono a destra successivamente. E Cremonese che, come ha fatto Alessandria, imposta poco il gioco, ma comincia bene con questo taglio in verticale che porta un calcio angolo subito iniziale Brighenti. C'è un errore subito di Sirri che dà un'opportunità importante, qui una marcatura in cui ha perso circa un metro dall'uomo. E poi vediamo invece l'azione cominciata subito da Benassi per Yanga, che fa effettivamente una straordinaria galoppata, anche se i difensori della Cremonese non sono irreprensibili nel raddoppio e soprattutto non è irreprensibile il centrale di difesa, si fa scavalcare con un vantaggio clamoroso da Moscardelli, che però fa un bellissimo gol. Dopodiché vediamo un attimino come i due esterni di centrocampo, Yanga da una parte e Arcidiacono dall'altra, stringono il campo per impedire superiorità numerica alla Cremonese, quindi il centrocampo da steso diventa stretto per poi riallargarsi, quindi questa posizione intermedia sia di difesa che di attacco che ha dato molto fastidio alla Cremonese sia in fase di possesso che non. E vediamo come Arcidiacono soprattutto è stato chiamato in causa con Moro, che era magari più dinamico il centrocampista di sinistra, Scarsella che poi è stato anche cambiato e ha fatto veramente un gran lavoro sia in fase di possesso meno. Questa immagine è molto significativa dove i quattro attaccanti coprono tutte le linee di passaggio dei quattro difensori più il centrocampista loro e costringono loro soltanto a verticalizzare come possiamo vedere successivamente, quindi questa è un'immagine molto chiara di come la partita tatticamente sta preparata perfettamente in fase di non possesso. Loro hanno soltanto la giocata 1, il lancio lungo per Stanco che effettivamente è molto forte di testa, ma come vediamo anche in questa azione l'Arezzo ha rintuzzato nel primo tempo molto bene, ha trovato facilmente gli esterni da una parte all'altra. E le combinazioni sono state sempre ben coperte, vedete come la difesa è ben schierata, molto spesso anche gli esterni arrivano a dare supporto alla linea, vediamo qui la linea 4-4 ricomposta molto bene con il lavoro di Moscardelli che lavora benissimo sul loro centro mediano metodista, qui un recupero fantastico di Arcidiacono e vediamo qui Moscardelli però che chiama la difesa a salire su e succede qui con Moscardelli e succederà poi con Polidori. Questa è l'azione del secondo gol dove Moscardelli mette in mostra ancora di più il suo valore con un colpo sotto straordinario, la combinazione fra due attaccanti come sottolineato è fantastica, qui ancora azione offensiva legata al lancio lungo per Stanco, perché effettivamente la Cremonese, come ha detto, tanto forte, ha messo in mostra davvero poco a questo punto di vista, la difesa è stata sempre molto attenta e quando l'ha presa Stanco c'erano comunque le posizioni ben coperte, come in questo caso non si è corso nessun rischio. E vediamo come l'Arezzo invece, chiaro possesso della partita, riesce a gestire bene la palla, a farla girare da una parte all'altra dove loro ovviamente stringendo molto il centrocampo lasciano spazio al terzino di salire e trovare facilmente la giocata. Qui Arcidiacono cambia ancora gioco, troviamo Yanga libero ancora di poter giocare, sceglie giustamente la giocata all'indietro perché c'è il raddoppio e c'è la copertura e c'è una splendida giocata di Luciani che rientra col sinistro e verticalizza il Polidori che fa uno scatto e una conclusione di attaccante di categoria superiore. Bella azione, bella occasione, preparata benissimo. Sono 40 secondi di azione, quindi non si fanno casualmente queste cose. Cambio secondo tempo, passa a 4-3 la Cremonese, a mio parere dal punto di vista tattico è un suicidio perché mette in campo tre punte centrali vero e proprio di pochissimo movimento e l'Arezzo infatti controlla con una facilità disarmante. La linea di 4 è sempre ben composta, Stanco spizza la palla per nessuno perché gli esterni non tagliano, le punte sono già lì e vediamo anche in questo caso c'è un cross dal fondo ma la difesa copre tranquillamente tutto. L'Arezzo continua nei primi minuti del secondo tempo a pressare alto e la Cremonese non resta alto in questa giocata lunga per Stanco che è sempre ben coperta. Questa cosa però un pochino dopo un po' cambia, anche se in questo contesto ancora c'è un grosso controllo della partita, Yanga che ieri ha fatto veramente una prestazione straordinaria, non perché qui ma tu sai quanto lo penso, si abbassa moltissimo Arezzo e siamo soltanto al 53esimo, si vede già da questa azione che l'Arezzo ha abbassato di circa 10-15 metri il baricentro, non subendo niente, non lasciando niente alla Cremonese, però essendo un po' più
macchinosa nelle ripartenze e rischiando cose non c'è stata per niente, punizioni al limite dell'area, però con situazioni del genere diventa molto più semplice questo. Comunque l'Arezzo è riuscito sempre a ripartire bene. Qui c'è mister, una... è un'occasione per Yanga, qui c'è stato il fallo poi qui di... un fallo non fischiato che non Marconi riesco a, capi... non fischiato, a capire come. Vediamo qui anche Polidori chiama la squadra a salire in questo contesto e la squadra un pochino da questo punto di vista è rimasta un po' dietro e ha concesso un pochino di campo all'avversario. Questo è il cambio decisivo. Maiorino è entrato subito in partita bene perché è un giocatore come Erpen per l'Arezzo che ha subito qualità di velocità e tecnica da mettere a disposizione. Vediamo un paio di accelerazioni che non si erano viste prima nella partita, anche per le caratteristiche dei giocatori che c'erano in campo, perché le mezzali della Cremonese e il trequartista che c'era nel primo tempo non avevano queste caratteristiche, quindi un po' da avvisaglie Maiorino sinceramente le aveva date, però niente da preoccuparsi in maniera importante. Qui c'è il primo cambio, due cambi un po' in conservativi sicuramente, no? Per cercare un pochino di blindare le fasce e non avere fastidi. Purtroppo l'azione del primo gol è un po' sporca, un po' brutta a vedersi, questo primo rinvio di Sabatino sicuramente poteva essere fatto col destro e poteva andare oltre la metà campo. Ecco, questo probabilmente è uno dei punti chiave, però se possiamo andare avanti, vediamo che sul rinvio corto c'è un anticipo, una palla sopra dove Luciani si va a trovare un po' impreparato. L'uno contro uno di Luciani è un po' leggero e sicuramente qui c'è da chiarire una cosa: stiamo marcando a zona o stiamo marcando a uomo? Perché se stiamo marcando a zona la posizione di Milesi è assolutamente sbagliata, deve stare un metro e mezzo dietro. Se marchiamo a uomo la colpa è di questi due giocatori, Sabatino e Sirri, che non seguono la marcatura. Infatti non c'è un solo uomo che può segnare, bensì due. Se andiamo avanti col cross vediamo che non è contrastato per niente Maiorino, c'è un uomo sul primo palo solo e c'è un uomo sul secondo palo solo che fa gol, e questo va un po' chiarito da questo punto di vista. Qui c'è un cambio di gioco, se può fermare simulazione, il cambio di gioco l'ha fatto Maiorino che va da una parte all'altra, quindi Luciani in questo contesto dovrebbe già vedere l'uomo arrivare e comunque sia o marcare uomo o allinearsi con la linea. Vediamo, c'è un uno contro uno che prende un po' a sorpresa col sinistro, c'è un errore ovviamente evidente da parte di Sabatino che taglia fuori due centrali che sono subito successivamente perché non c'è possibilità di reagire a questo e anche il portiere, e la posizione sbagliata è quella di Luciani che non è né in marcatura né in linea. Qui c'è un sussulto importantissimo dell'Arezzo con Polidori che fa una grandissima giocata che potrebbe essere decisiva, e qui c'è il gol del 3-2 dove ecco, magari qui Yanga un pochino più veloce nel raddoppio poteva andarci, ma probabilmente era anche stanco perché era il 94esimo, e sul cross c'è un errore importante dove si perde la marcatura, dove le distanze non sono giuste, dove stanco comunque sia da giocatore importante quale si fa trovare pronto in area e fa un gol che risulta decisivo. Eh sì, è questa è l'analisi della partita. Complimenti a mister Battistini, ci saranno sicuramente molte domande su questi temi che continueremo ad affrontare subito dopo il break, poi ricomincia Giulia, tra poco. Ben ritrovati con Block Notes. Prima di lasciare la parola a Giulia, io vi do un annuncio importante, molto gradito, perché da questo lunedì parte il premio Top Player Amaranto che Block Notes assegnerà poi alla fine della stagione in collaborazione con l'oleificio toscano Morettini, che ringraziamo per aver legato il proprio marchio prestigioso alla nostra trasmissione. Allora sarete voi a votare tutte le settimane il miglior giocatore della singola partita, poi a fine stagione stieremo la classifica finale e assegneremo il premio per il top player amaranto, l'oleificio toscano Morettini, che ringrazio di nuovo. Allora la parola a Giulia per riprendere sì, il dibattito. C'è una domanda per Paolo Bertini, ma siamo sicuri che Sottili sia un allenatore adatto per una squadra ad alta classifica? Ma in questo momento... mister è finito un po' no, sulla graticola, come era inevitabile che fosse. Sarei cauto insomma su questo tipo di giudizi. Sottili è anche quello che ha costruito questa squadra, ha costruito dal punto di vista tattico questa squadra, quindi credo che abbia dei grandissimi meriti, perché se la squadra gioca così il merito è, oltre che dei giocatori, è suo. Quindi io credo che debba trovare degli accorgimenti, perché il quarto d'ora finale che si è visto a Cremona non debba ripetersi, o debba ripetersi in maniera assolutamente rarefatta durante il campionato, perché è ingiusto per i giocatori più che altro che hanno dato una prestazione, è ingiusto per Sottili che ha organizzato una partita talmente bene, ripeto, contro un avversario di quello spessore, per poi giocarseli in fondo per magari disattenzioni o piuttosto un calo di concentrazione
o anche un calo fisico, non lo so. Quindi credo che ci siano degli ambiti in cui sia importante lavorare. Faccio anche alcune anche altre considerazioni in merito ad esempio ai calci da fermo, quindi ai calci d'angolo in nostro favore. Facevamo prima appunto due annotazioni per quanto riguarda la propensione a giocare in attacco. Noi attacchiamo l'area di rigore con 7 uomini, che è un numero importante per quanto riguarda qualunque campionato, io non trovo, ed è chiaro che mostri sempre il fianco alle ripartenze, ma ripeto, sono tutte cose di cui, per le quali puoi trovare un equilibrio nel corso del campionato, puoi trovare è molto più difficile trovare un gioco che invece l'Arezzo ha, una personalità che invece l'Arezzo ha, quindi io sarei fiducioso. È chiaro che anche Sottili deve dare un segno, nel senso di eliminare questo tipo di... Però parlavamo prima, questa è una squadra giovane, costruita quest'anno, che deve trovare tanti automatismi, ha già trovato, secondo il mio punto di vista, il gioco. Credo che siamo a buon punto. Un po' più di prudenza dal punto di vista tattico, magari. Andrea, e poi voglio fare una domanda a Kevin, che ne pensi da questo punto di vista? Cioè il 4-4-2 o 4-2-4, alla fine è il modulo migliore per... non solo enfatizzare i pregi di questa squadra che ci sono, ma anche per limitarne i difetti? O bisognerebbe sperimentare qualcos'altro? Beh, va detto che Sottili in queste prime comunque 8 giornate, rispetto a un precampionato in cui aveva lavorato e insistito esclusivamente su un 4-3-1-2, ha cambiato spesso modulo. Vuoi perché comunque Polidori si è subito dimostrato un giocatore importante, quindi in questo momento a livello offensivo non puoi rinunciare a Polidori. Non a caso contro il Tutto Cuoio Moscardelli era finito in panchina, poi comunque ha insistito con le due punte. È chiaro che se Moscardelli gioca come a Cremona sono due che si intendono molto bene, sono un attacco importante. Poi è chiaro, bisogna vedere come anche gli esterni interpretano la partita. Young e Arcidiacono tatticamente sono stati molto bravi domenica. È chiaro che ne abbiamo spesso anche parlato tra di noi, per caratteristiche questo magari è una squadra che può utilizzare anche un centrocampo a tre, magari giocando anche con un 4-3-3 per esempio, però in quel caso magari giochi con un'unica punta centrale. È chiaro che ci sono giocatori come Foglia, che comunque è partito molto bene, che magari può giocare bene da mezzala, con magari Corradi è più mezzala che magari che mediano. Quindi, diciamo che le soluzioni da questo punto di vista, Sottili è stato molto flessibile in queste prime 8 giornate. In queste ultime due gare comunque ha insistito sul 4-4-2, io credo che andrà avanti, credo, in questa fase così. Perché comunque, soprattutto perché ha due punte che in questo momento sono difficilmente... Esatto, diventa... E poi ecco, c'è un po' da capire, sacrificabili. Un giocatore che nella sua testa nel precampionato nel 4-2-3-1 era fondamentale, che era Grossi, che però è stato fuori a lungo, bisogna capire anche lui in che condizioni è, però credo in questo momento rinunciare alle due punte sia un po' più... Il modulo giusto per l'Arezzo qual è, mister? No, innanzitutto è importante la flessibilità tattica, l'ho già sottolineato. Il che fatto però a volte, soprattutto in una squadra nuova, può diventare diventa, non dico una zavorra, però un problema in più. Ma diventa un problema quando perdi. Cominciano a dirti che ha cambiato dei moduli o meno, però invece io credo che l'Arezzo abbia guadagnato dei punti grazie alla flessibilità tattica. E descrivo anche per esempio il fatto che lo stesso Young contro il Siena si è adattato a fare benissimo il quinto di centrocampo, l'esterno in una difesa, con la difesa 3, fare l'esterno di centrocampo, e l'ha fatto molto molto bene. E non credo, visto che è successo anche con la propria scienza, non credo quello sia il fatto della difesa 3 e due esterni, uno molto offensivo, uno un po' meno, come possono essere ad esempio Young e Luciani, con un centrocampo a 3 con le due punti potrebbe essere una delle idee per sfruttare il potenziale a pieno, fatto salvo la capacità di poter cambiare facilmente poi il modulo e tornare a quello di partenza. Però ti ripeto, queste sono considerazioni che fa un allenatore con gli suoi allenamenti e con la conoscenza dei giocatori a disposizione nelle condizioni fisiche in cui stanno. Quindi da fuori è tutto molto semplice, tutto molto più facile per noi, per l'allenatore è molto più difficile. Assolutamente, però è chiaro che ci sono poi degli aspetti che vanno analizzati. Ti chiedo, Kevin, realisticamente, ma l'obiettivo che può porsi l'Arezzo, no? Tu hai vissuto il campionato anche l'anno scorso con il Siena, è un Arezzo che può puntare ai primi 3 posti, che deve volare un po' più basso, che idea ti sei fatto in questi primi 2 mesi di campionato? No, un Arezzo competitivo, una squadra buona, una squadra che può far bene, e noi quello che cerchiamo di far bene, prendere partite una dopo l'altra, e noi scendiamo in campo per vincere. Vogliamo vincere ogni domenica, poi vediamo
quando sarà il momento guarderemo la classifica e vedremo che obiettivo possiamo porsi. Ah, è più forte del tuo Siena dell'anno scorso questo Arezzo qua, secondo me? Senza dubbio. Ah, è una risposta che direi assolutamente emblematica. Allora, usciamo per un attimo dal tema Cremonese-Arezzo, ci vediamo il servizio che ha realizzato il qui presente Andrea Lorentini con Roberto Cucciniello, presidente di Orgoglio Amaranto, che fa il punto anche sull'attività del comitato che, lo ricordo, è socio di minoranza dell'Unione Sportiva Arezzo. Nel 2015 è rischiato lo scioglimento, ma alla fine la passione e la voglia di non arrendersi alle difficoltà hanno prevalso. E così sei anni dopo, quel giugno del 2010, quando nacque sull'onda emotiva del secondo fallimento, Orgoglio Amaranto si tiene stretto il 2% delle quote dell'Arezzo. Era doveroso nel 2015 fare una riflessione, perché c'era stato un momento di stanca. Da quella fase lì abbiamo avuto una nuova spinta e ora siamo assolutamente più determinati che mai a rimanere all'interno della società finché chiaramente ne avremo la forza e ne avremo la possibilità. Questo è nei nostri desideri, però ecco, questo sicuramente è stato un passaggio difficile, ma come dico io, sono quei momenti in cui ti fanno capire se effettivamente sei necessario o meno. I rapporti con l'attuale proprietà hanno vissuto anche momenti di forte tensione. Nel 2014 Cuciniello fu estromesso dal CDA senza tanti complimenti. Oggi tra Ferretti e OA sembra tornato il sereno, anche se un eventuale ritorno nel consiglio di amministrazione non è una priorità. Ci sono sicuramente state delle persone che in quel momento forse hanno contribuito a che ci fosse qualche dissapore, però ora abbiamo chiarito tutto, i rapporti sono buoni, poi in futuro vedremo. Si sta meglio ora che non abbiamo nessun rappresentante nel Consiglio di Amministrazione rispetto magari a qualche anno fa in cui avevamo il rappresentante in Consiglio di Amministrazione, ma poi di fatto ecco, conoscevamo meno cose. Orgoglio Amaranto sta seguendo anche gli sviluppi societari dopo l'annuncio da parte del direttore generale Riccioli del possibile ingresso di nuovi soci. Ben vengano nuovi soci, nuove risorse per l'Unione Sportiva Arezzo, questo assolutamente. Credo che sia Riccioli che il presidente sapranno verificare se sono persone attendibili. In estate, sulla questione campi di allenamento e logistica, il comitato aveva criticato duramente il comune. A distanza di qualche mese, Cuciniello commenta così l'azione dell'amministrazione. Siamo contenti per quello che è successo per lo stadio. Per quanto riguarda invece i campi di allenamento, ecco qui ancora un attimino siamo un pochino in ritardo. Arezzo sta facendo molta fatica soprattutto con le sue squadre giovanili. Grazie alla concessione, Orgoglio Amaranto potrà avere un proprio locale all'interno dello stadio. Il trasferimento dall'attuale sede di Via Crispi è questione di settimane. Abbiamo individuato insieme ad Andrea Riccioli una stanza assolutamente idonea, grande, ampia e in un posto dove crediamo sia proprio la sua collocazione naturale, dove Orgoglio Amaranto deve stare. Andrea Lorentini, ti do 30 secondi per chiosare su questo servizio che hai realizzato con il presidente di Orgoglio Amaranto, anche per capire bene il ruolo del comitato oggi, nell'Arezzo di oggi, anche alla luce di quello che aveva detto il direttore generale Riccioli 7 giorni fa qua, no? In previsione di un possibile cambiamento di scenari, ma anche nel rapporto con la piazza, insomma, quanto può dare ancora il comitato? Roberto Cuciniello faceva riferimento anche al momento di difficoltà, no, che ha avuto il comitato, c'è stato un momento in cui si è pensato anche allo scioglimento, però adesso è convinto di aver rilanciato l'azione comunque del comitato e lui paradossalmente dice adesso ci sentiamo più coinvolti ora che siamo fuori dal consiglio di amministrazione rispetto a quando eravamo nel CDA, quindi la possibilità di rientrare con un proprio membro all'interno del consiglio di amministrazione non la vive come una priorità. È chiaro che il tema dell'azionariato popolare ci porterebbe molto lontano, però no, ho visto un Cuciniello carico dal punto di vista sul fatto che il comitato comunque possa recitare quel ruolo anche di garante che magari non sempre è riuscito in questi anni. Glielo auguriamo. Voglio poi sentire anche Kevin su questo. Sabato, nella conferenza stampa prima della partita di Cremona, mister Sottile ha lanciato
una sorta di SOS, no? Ha detto attenzione, finora il meteo ci ha dato una mano, ma adesso il campo alla nave sta peggiorando, è difficile allenarsi lì, è un terreno che non ha aderenza, i giocatori fanno fatica e quindi ho dovuto sospendere anche l'ultima seduta di allenamento in anticipo perché c'era il rischio di farsi male. Prima Paolo Bertini ha citato mister Battistini ha citato il centro sportivo della Cremonese intitolato a Giovanni Arvedi, con 5 campi, 65.000 metri quadrati di centro sportivo, e Orgoglio Amaranto su questo insomma ha voce in capitolo, no? Che cosa è un problema questo? Ieri ho visto Foglia con i crampi a metà secondo tempo, cosa che non era mai successa in stagione. C'è un nesso con gli allenamenti alla nave secondo voi o no? Io ti dico che ovviamente da professionisti avere le strutture migliori, più comode possibili, dà dei punti alla fine della stagione, perché i particolari si curano ovviamente nelle strutture dove puoi stare di più, dove puoi passare più tempo, dove il terreno è migliore, dove gli infortuni sono a meno rischio. Quindi il fatto che l'Arezzo non abbia un centro sportivo o comunque sia dei campi come erano quelli accanto, famosi ormai dei funghini, il centro sportivo Mario Rebole a disposizione, è uno svantaggio non indifferente. Mi tocca sottolinearlo perché credo che da un certo livello in poi non si possa prescindere da questo, ma lo vediamo a questi livelli, lo vediamo anche in Serie A. Il Napoli non ha un centro sportivo, ha un centro sportivo ricavato da un campo da golf rispetto a quello che ha la Juventus, che hanno altre squadre. Quindi quelle sono cose che si pagano alla fine. Paolo, su questo, insomma, tu hai anche un fratello preparatore atletico, ora non ti chiedo se i crampi di Foglia siano direttamente connessi agli ultimi allenamenti, forse sì, forse no, non lo so, però penso sono più legati alla situazione del campo di Cremona, che francamente era davvero imbarazzante, però è indubbio che una situazione chiara, organizzata per quanto riguarda dove poter svolgere la preparazione ti rende il lavoro più semplice, insomma, questo è ovvio. E quindi insomma credo ci sia l'impegno da parte di tutti di cercare una soluzione che possa essere la più idonea possibile, insomma è chiaro che la situazione dei campi dell'antistadio, così li chiamerei, era la situazione idonea anche per la logistica, perché ovviamente lì c'è la palestra, ovviamente lì ci sono tutte le attrezzature, quella sarebbe stata ed è sempre stata la soluzione più importante. Non essendoci questa possibilità, o almeno nell'immediato futuro non essendoci questo tipo di possibilità, come mi ripeto, dovremo trovare una soluzione diversa. So che l'amministrazione si sta muovendo in tal senso, quindi spero che possa risolversi a breve questa situazione. Entro fine mese, ha detto Riccioli settimana scorsa. Kevin, ma questi campi alla nave, questo campo, visto che è uno solo, insomma è un po' conciato male adesso, come ha detto il mister, tu da giocatore che ci vai sopra insomma tutti i giorni. Il campo è quello che è, dove ci mettono ad allenare se noi ci alleniamo. Sinceramente dei campi io non sono informato, se ne occupa la società, quindi no, beh, certo, non so assolutamente. Dimmi com'era quello di ieri a Cremona invece. No, quello di Cremona l'erba era bruciata, quello era si è visto anche dal video. Il campo non era bellissimo, però poi hai fatto una bella partita lo stesso. I giocatori tecnici poi alla fine riescono a giocare bene anche sulle superfici più complicate. Vorrei far chiudere questo spazio a Giulia, perché c'è un tifoso che ha mandato più che una domanda una sua considerazione. Sì, per l'allenatore, forza mister, avanti con più coraggio, finiranno gli errori grossolani, stiamo con la squadra e il mister, recuperiamo con rabbia, avanti Magico Arezzo. Oh, firmato da? Cioè, Sergio Rossi, sì. Oh, Sergio Rossi che ci ha scritto questa email. Ultimo spazio pubblicitario, poi torniamo e andiamo in chiusura con Block Notes, un'intervista con Yanga, tra poco. Di nuovo in diretta con Block Notes, sto facendo un po' di confusione con i miei appunti di scaletta. Ho un po' di domande per Kevin, visto che hai avuto anche la gentilezza di presentarti stasera in televisione dopo una partita così, non era immagino molto, molto semplice, quindi ti ringrazio doppiamente. Allora, tu nasci a Parigi, giusto Kevin, il 7 settembre 1996. Giusto. Ci racconti un po' la tua storia dall'inizio, visto che magari a casa c'è qualcuno che non ti conosce. La mia storia, ho iniziato a giocare a Parigi, in una squadretta di Parigi, l'ho fatto fino a 14 anni, poi sono venuti gli osservatori dall'Italia insieme al mio attuale procuratore e mi ha visto il Chievo, ho fatto una settimana di prova nel Chievo,
poi il Chievo mi ha preso, ho fatto tutto il settore giovanile. Quindi a 14 anni ti ha preso il Chievo? Avevo 15 anni. 15 anni. Ho fatto tutto il settore giovanile e ora mi sono qui. Ma dimmi com'è stato l'impatto con l'Italia, immagino, no, come si dice sempre, perché c'è un fondo di verità, 15 anni, cambiare casa, cambiare paese, cambiare lingua, è stato complicato o ti sei adattato subito? All'inizio dura, molto dura, perché non parlavo la lingua, non conoscevo nessuno, ero qui un po' da solo, anche se avevo il sostegno di tutta la società, degli allenatori, dei miei compagni. All'inizio era dura, come è giusto che sia. Poi appena sono riuscito ad imparare la lingua, a un po' adattarmi al calcio italiano, anche perché non è facile, è diverso da quello francese. È andato tutto bene. All'inizio non la parlavi, adesso invece ti faccio i complimenti perché la parli invece molto, molto bene. Due stagioni fa, 2014, se non ho controllato male, campione d'Italia con il Chievo Primavera, con mister Nicolato. Mi dici, insomma, il segreto di questo settore giovanile del Chievo, che è una società piccola tutto sommato, anche se fa la Serie A da diversi anni, ma un settore giovanile importante, no? Il segreto qual è? Sì, società piccola con un settore giovanile importante, lo dimostro ogni anno, perché ogni anno, in ogni categoria, il Chievo riesce sempre a portare i giovani a fare dei buon campionati. Il segreto, il lavoro, allenatori buoni che ti insegnano a giocare a calcio. E il centro sportivo, aggiunge Paolo Bertini qua accanto, che è un segreto di Pulcinella da un certo punto di vista, ma è importante. Erano estremamente preoccupati perché la situazione di classifica non era buona ed avevano investito tantissimi soldi nel centro sportivo e la retrocessione sarebbe stata davvero preoccupante per il Chievo. Il fatto di salvarsi in quel campionato gli ha consentito di, come dire, ammortizzare quel tipo di rischio. E adesso sono a regime, adesso veramente sentirete parlare del Chievo dal suo punto di vista. Assolutamente. Potranno alzare l'asticella prossimamente. Tra l'altro, Kevin, tu, se non sbaglio, hai esordito da attaccante puro e segnavi valanghe di gol. Ho letto un po' di articoli che ti riguardano su internet ed eri un attaccante che aveva il vizietto del gol, è così, giusto? Sì, arrivando in Italia ero più un attaccante, poi mi sono spostato a giocare sull'esterno. Pur giocando sull'esterno sono riuscito a fare un po' di gol fino all'ultimo anno in primavera, sono riuscito a segnare 16 gol, quindi sì, un bel bottino. Ma il tuo ruolo vero, quello che ti senti più tuo, adesso è l'esterno o comunque, insomma, ti piacerebbe giocare da attaccante? Qua tra l'altro è stato un argomento di discussione nelle scorse puntate, anche la tua collocazione in campo. No, sinceramente mi trovo meglio sull'esterno. Mi trovo meglio sull'esterno, sì. Però rimango attaccante, cioè, certo. Piace anche far gol. Non sei Luciani, insomma, caratteristiche assolutamente diverse. Perché la scelta di Arezzo? Ecco, come è nata questa possibilità poi in estate? Ho letto che qualcuno ti voleva aggregato alla prima squadra del Chievo addirittura, e poi invece non so se hai scelto di fare anche un altro anno di esperienza, che alla tua età fa sempre comodo. No, finita la scorsa stagione io avevo già in mente di fare un altro anno in una piazza importante dove fare una bella esperienza. Ho ricevuto la chiamata dell'Arezzo che mi aveva detto di costruire una squadra competitiva, una squadra buona che farà un buon campionato. E secondo me è stata la scelta giusta perché fino adesso qui ho trovato una società organizzata, uno staff che ha voglia di far bene, una squadra che ha voglia di far bene, quindi qui sto crescendo e basta. Senti, il tuo compagno, quello con cui vai più d'accordo, ce n'è uno nello spogliatoio con cui hai avuto più feeling finora? Sinceramente mi trovo bene con tutti. Non ce n'è uno in particolare? Questa è la domanda che si fa sempre e spesso ti rispondono che in effetti c'è un buon rapporto con tutti, ha ragione lui. No, dimmi invece se hai un giocatore come modello, Kevin. Non so, anche uno che gioca a grandi livelli, un giocatore come modello, un top player, non so, che non gioca più ora è Thierry. Thierry, giocatore che aveva una certa eleganza, devo dire, nelle giocate. E infine ti chiedo un'ultima cosa, Kevin. Hai un sogno da realizzare, visto che sei così giovane, che può riguardare il calcio come la tua vita? Un sogno per un giovane come me
il sogno è sempre di arrivare più in alto possibile, poi gli obiettivi non si dicono, si raggiungono. Bravo, bella risposta. Complimenti Kevin, ti faccio un grande in bocca al lupo. Falso giovane non gli rende poi troppa giustizia dal punto di vista dell'atteggiamento, però hai ragione mister. Mi dici tu come lo faresti giocare? 4-2-3-1, visto che anche lui ha introdotto il tema, o seconda punta? Giorgio Ciofini settimana scorsa diceva che insomma anche da seconda punta potrebbe fare la sua figura. Io lo vedo molto bene accanto alla linea, ma non perché mi sembra che abbia trovato rispetto allo scorso anno che l'ho visto col Siena, accanto alla linea o adesso a sinistra sta facendo veramente molto bene e riesce a esprimere tutta la potenza che ha nella sua corsa e le sue capacità tecniche, quindi io lo vedo impiegato molto bene così e credo lui possa adattarsi anche a essere un buon quarto di centrocampo con una difesa 3, quarto o quinto a seconda di quello che si sceglie nel centrocampo, perché lui ha sia capacità di strappo sia anche attenzione tattica più di quello che si pensi, perché si è comportato molto bene anche nei cambi di modulo. Finora un gol in campionato. Giulia, ci sono moltissime domande, vediamo se riusciamo a leggerne qualcuna. Patrizio si chiede cosa ne pensa Bertini del gol annullato a Moscardelli, del rigore non concesso a Polidori. Paolo, tu pensavi di scamparla, invece del rigore concesso a Polidori, francamente faccio quello in cui sì, Marconi lo ha, anzi sì, giusto, Marconi giusto. O Polak, non ricordo, credo fosse Marconi. Ho la tendenza a rimuovere gli episodi. Polak ha fatto i disastri ieri. Esatto, no, a un certo punto non sapevano più come rimediare una situazione che per loro era diventata davvero preoccupante. E sì, lì mi ha fatto davvero arrabbiare l'arbitro, perché francamente è stata una cosa abbastanza eclatante quella di appunto su Polidori. Ripeto, tendo a rimuovere gli episodi negativi. Deformazione professionale. Invece su Moscardelli credo che, al di là del fatto che non so ad oggi se la posizione è davvero irregolare o meno, dalle immagini non è che si veda molto bene, si può intuire che potrebbe essere buono, ma è un movimento al contrario, cioè lui sta rientrando ed è indietro rispetto al difensore, poi a un certo punto probabilmente nel passaggio ha raggiunto la linea dei difensori, quindi potrebbe essere buono, però è un movimento che, ripeto, è molto difficile da leggere da parte dell'assistente, quindi non lo definirei un errore eclatante, sì, eccolo là, vedi, sta rientrando dalla linea, è in posizione sicuramente di fuorigioco, sta rientrando indietro perché si è accorto di essere in fuorigioco. Nel momento in cui avviene il passaggio, francamente non c'è, tra l'altro di Kevin per l'appunto, non c'è ovviamente un fotogramma preciso con la moviola messa, cioè con, pardon, la telecamera messa in posizione corretta, quindi si può intuire che è buono, però francamente il movimento al contrario di Moscardelli non lo fa. Sì, beh, è un episodio anche difficile da valutare. Mentre quello di Polidori, che ripeto, ho teso a rimuovere, francamente dal vivo mi è sembrato importante. Rigore, volevi dire qualcosa, mister? Non ha protestato nessuno, Lorenzo, quindi un segnale molto importante. Non ha protestato molto nessuno, neanche nel fallo che hanno fatto a Yanga nel secondo tempo, una partenza al vertice dell'area di rigore. Che francamente prima della trasmissione ho detto probabilmente perché si è buttato male in terra, nel senso che è caduto probabilmente per non farsi male, non lo so, ma insomma è caduto in modo da comunque confondere le idee, perché fallo era eclatante, netto. Stavo guardando intanto le email che arrivano e Giulia ha il super lavoro stasera, vai, ti lascio volentieri la parola. Per mister Battistini, secondo lei l'Arezzo può puntare a un salto di qualità con questa difesa? È un dibattito che si sta facendo sicuramente. Cioè, manca un giocatore di carisma, di personalità. Sì, prima mi viene in mente il vecchio Pecorari, no? dei tempi in cui era ovviamente un giocatore importante, un grosso carisma e grossa capacità di guidare la difesa. Forse un giocatore importante come centrale difensivo potrebbe essere un obiettivo per il prossimo mercato, assolutamente non con gli svincolati, perché non credo si faccia in tempo a mettere un giocatore in condizione di poter giocare. Anche a gennaio non è un discorso semplice da fare, io credo che si possa sicuramente migliorare, puntare a migliorare attraverso il lavoro anche i giocatori che si hanno, che non sono assolutamente male, che hanno dimostrato di essere molto validi. Sicuramente è un reparto che o col lavoro o col mercato va un po' migliorato. Va migliorato. Giulia, c'è qualcos'altro? Ce ne sono tantissime. 80 minuti che rappresentano la perfezione. Solo 15 minuti alla fine, che ragione c'era per effettuare sostituzioni? Il regolamento non obbliga una squadra a fare sostituzioni. Qui torniamo a battere sul tasto dolente, Andrea.
Ti chiedo se mai collegato a questo, vai, dimmi, no, e no, poi dimmi anche che tanti formazione tifosi, ti aspetti, insomma, domenica. Insomma, Sottile è finito sulla graticola, tra virgolette, proprio anche per la questione dei cambi, insomma, quindi è chiaro che, come dire, quello che è accaduto subito dopo può far pensare anche a un nesso, però è, insomma, l'abbiamo detto anche prima, insomma, un Arezzo che per come si era messa la partita, anche sotto due, anche quando la Cremonese ha accorciato le distanze, comunque lì doveva avere la capacità comunque di portare allo stesso in fondo, insomma. Ma la rosa come la giudicate alla fine? Completa in tutti i reparti? Perché anche questo è un po' un argomento di dibattito, no? Perché è vero, Sottili sulla graticola, però qualcuno ha scritto anche Sottili poi alla fine lavora con la rosa che ha a disposizione, cioè ieri se non aveva magari un altro difensore affidabile da mettere in campo o un altro, che ne so, un altro terzino da mettere in campo, le punte sono due in organico, perché l'organico era stato costruito per il 4-2-3-1, non lo so, alla fine il valore di questa rosa è da primo, da secondo posto, da terzo posto, più giù, non lo so. Se guardiamo ai numeri, è chiaro, l'Arezzo ha preso 11 gol in 8 giornate, tra l'altro molti gol brutti, nel senso evitabili, e Battistini ci ha fatto vedere stasera come sono avvenuti quelli di Cremona, però voglio dire, anche errori magari individuali, quindi è chiaro che questa rosa dei limiti ce l'ha, perché altrimenti voglio dire, certe pause, certi errori non sarebbero limitati, quindi è evidente che a livello difensivo sono d'accordo, manca probabilmente un leader da questo punto di vista, magari non so, in mezzo al campo magari un giocatore anche più di rottura, magari da questo punto di vista è una squadra che ha molti centrocampisti che amano giocare, che amano andare, quindi probabilmente è una rosa che rispetto a Alessandria, Cremonese ha qualcosa in meno nel complesso, come? Anche se poi chiaramente a Cremona per 80 minuti l'Arezzo. Sì. Le rose di Alessandria e Cremonese hanno tanti giocatori che hanno fatto Serie A, esatto, con centinaia di presenze, quindi c'è sempre a verificare il budget a disposizione e quelle scelte che sono fatte all'inizio. Quindi io sarei molto sereno e molto contento di quello che sta facendo l'Arezzo, e lo dico dopo una sconfitta e può essere così bruciante. Secondo me è una questione di obiettivi. Allora, l'Arezzo all'inizio del campionato, se non sbaglio, se non ho capito male, aveva un obiettivo, che era quello di fare un campionato serio, nel senso alzando l'asticella, questa è stata letteralmente l'espressione del presidente, facendo un campionato quindi di qualità. Non ha mai detto voglio vincere il campionato, né ha stanziato un budget per percorrere quell'obiettivo, quindi è sicuramente nel range dell'obiettivo che si era prefissato all'inizio del campionato. Credo che forse la squadra è migliore rispetto a quello che si aspettasse o che comunque poteva essere nelle previsioni, perché ripeto, questa è una squadra che non è andata sotto con nessuno. Prima parlavamo, forse è stata sbagliata la partita con il Siena, che poi peraltro è stata raddrizzata, però francamente anche quelle squadre che sono state create per vincere il campionato, e ripeto, ve lo attesto perché è l'espressione diretta del presidente della Cremonese, questa è una squadra nata per vincere il campionato, qualunque altro tipo di obiettivo è da reputare come un fallimento. Bene, hai giocato con queste due squadre e hai retto assolutamente botta, sia con l'Alessandria, addirittura con la Cremonese hai dominato, quindi riterrei che gli obiettivi prefissati all'inizio del campionato ci sono. Ora si tratta di vedere dove si vuole andare a parare da qui a fine campionato. Credo che questa sia una rosa comunque importante dal punto di vista qualitativo, che abbia bisogno forse di qualche aggiustamento, e anche su questo non si discute, e l'obiettivo ti viene in funzione anche dei risultati che hai ottenuto, delle verifiche sul campo, perché ripeto, questa è una squadra completamente nuova, delle verifiche che hai avuto, dei riscontri che hai avuto con gli avversari, e da qui a fine campionato devi costruire e modulare anche l'impostazione dell'allenatore, credo, nel trovare i correttivi a quelle che sono state le mancanze che si sono dimostrate in queste non 8 si giornate. Può avere tutto e subito, insomma, direi proprio di no. Il concetto è questo, vai. Velocissimo, sì, a proposito di obiettivi, Sottili in precampionato, quando uscì il girone e poi anche a fine mercato, fu molto chiaro da questo punto di vista, aveva detto Cremonese, Alessandria, Livorno, secondo me sono le tre squadre favorite, poi un gruppetto di squadre tra cui mettiamo anche l'Arezzo. È chiaro che vedendo la partita contro l'Alessandria, contro la Cremonese, magari in questo momento aumenta il rimpianto, perché è un Arezzo che voglio se dire, l'è giocata, esatto, e quindi poi ha perso anche come dire, lo stato d'animo dei tifosi è perché sicuramente in questo momento vedono un Arezzo che poteva essere ancora più in alto in classifica. Assolutamente. Però è chiaro, sì, che gli obiettivi, non è una squadra che l'Arezzo doveva vincere il campionato.
Voglio far chiudere Giulia con un messaggio di speranza che è arrivato per email. Sì, Gabriele ci scrive: tutto vero, siamo stati troppo ingenui, ma adesso è il momento di tenere la barra dritta e navigare avanti, ci sono molti aspetti positivi, ripartiamo da quelli, il nostro obiettivo è costruire per vincere domani, anche con la partita di domenica abbiamo fatto un passo avanti. Oh, e allora vedi, il bicchiere può essere visto mezzo pieno anche dopo una sconfitta così bruciante, che tra l'altro è stata una prima volta dal punto di vista statistico mai nella storia. L'Arezzo era andato avanti 2-0 e poi aveva perso 3-2, quindi questo lascia intendere cosa è successo ieri a Cremona. Siamo in chiusura, grazie a Kevin Yanga per essere stato con noi e un grande in bocca al lupo Kevin, e complimenti per il tuo italiano e per quello che hai detto stasera. Grazie a voi. Grazie, grazie a mister Battistini, come al solito molto apprezzato al suo angolo della tattica. Grazie e in bocca al lupo e buon lavoro a Paolo Bertini. Grazie, ma lo ritroveremo spesso qua il lunedì sera, a Andrea Lorentini. Grazie a Marcello e Luigi alle camere, grazie a Fabrizio Cocchetti e Claudio Caloni in regia, Natale Teci, Luca Burzi al montaggio, grazie all'ufficio stampa dell'Arezzo. E ovviamente ti faccio venire qua, Giulia, perché è il tuo momento, dobbiamo dare l'appuntamento a lunedì prossimo. Sì, ci vediamo lunedì prossimo alle ore 21:30. Grazie per averci seguito, buonanotte. Grande Giulia, buonanotte.